Buongiorno ragazzi, sono le 6 del mattino. Stamattina mi sono svegliato di buon'ora per venire a fare una corsetta in un posto favoloso. Mi trovo nel parco regionale di Marturanum, nel Viterbese. Adesso scenderò nella forra e costeggerò il corso del torrente Bietano fino ad arrivare al paesino di Blera. Voi non avete idea di cosa c'è in questi boschi, è pieno di tombe etrusche, caverne, sbarramenti sul fiume di epoca medievale. Ho con me la GoPro, adesso me la monto addosso, quindi potrete vedere tutto ciò che vedo io. State con me. Sono sceso nella forra, qui sotto fa freddissimo ed è molto umido, la temperatura sarà calata di almeno 5-6 gradi. Andiamo a vedere la tomba del cervo. Guardate. Questa è una delle tombe più caratteristiche di tutto il parco. C'è lì su quella parete di tufo un cervo scolpito che sta affrontando un lupo o un cane. È assurdo qua sotto, ragazzi, è una gola talmente stretta e profonda che è ancora buio, ho difficoltà a fare le riprese. Allenarsi qua è fantastico, non c'è un metro quadrato di terreno che sia uguale al precedente, bisogna costantemente schivare ostacoli ed è tutto fradicio. Sono arrivato alla confluenza tra il Fosso Neme, che è quello che ho seguito fino adesso, e il Fosso Bietano, che è quello che mi porterà fino a Blera. Sto costeggiando un'antica opera di sbarramento sul torrente. Adesso ve la faccio vedere. Sentite il rumore dell'acqua? Forse sì. Sono arrivato alla cosiddetta terza mola, che è lo sbarramento più particolare, più spettacolare di questo percorso. Adesso andiamo giù e ve lo faccio vedere. Adesso mi trovo nella parte superiore dello sbarramento. Sto letteralmente poggiando i piedi su un'opera di ingegneria idraulica dell'antichità. Sotto di me c'è una sorta di cascata. Ci saranno una quindicina, 20 metri di salto. Qui ci sono i resti di quelle che sembrano essere antiche opere di canalizzazione. Adesso mi infilo dentro e vi faccio vedere. È una cosa spettacolare. Sto dentro. Sono ripartito, adesso tiro dritto verso Blera. C'è un'altra mola,
un altro sbarramento sul fiume, che sto passando sopra proprio adesso. Il viadotto di Blera, ragazzi, questo significa che sono arrivato alla fine del mio percorso. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un bel pollice in su, che mi fa molto piacere, ed iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure. La batteria della GoPro è andata, ragazzi, e io pure sono fradicio e coperto di punture di ortiche. Vi lascio con un'ultima immagine spettacolare, quella del Ponte del Diavolo, un ponte di epoca romana, ancora vivo e vegeto, direi, dato che ci sto camminando sopra. Vado a cercare uno spiraglio di sole, così magari mi asciugo un po'. State bene, ragazzi, e ci vediamo ad un prossimo video.